Bentornati su Kingdom Hearts Re-Chain of Memories Reverse Rebirth. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Zexion. E ho anche detto che c'era sul Game Boy Advance. Non è vero. Comunque, in questo episodio andremo verso Crepuscopoli. Where am I? What is this place? Oh, Your Majesty? You must battle me all alone. Against my dark powers. What's this? Are you giving up? Finally ready to surrender to your fate? You're not the true Ansem. Your scent is different. The Ansem in my heart smells darker. The odor is more foul. But your scent just isn't that. It's not darkness. It's something else. I finally understand. You're the one who guided me. When it started, you came to me pretending to be Ansem. You gave me the card to make me face the darkness. That is correct. Diz, or so I am known. You, I've watched you all along. Really? Who are you? And what do you want from me? For you to choose. Choose? You are a special entity. You exist between light and dark. You stand in the twilight. You are to meet Naminé, then choose. Naminé? Who's that? You will know soon. Crepuscopoli. Dunque, iniziamo a far vedere il mazzo, bene o male. Allora, 9, 6, 3, 6, 4, 2, 7, 4, 1, 3, 1, 0, 6, 4, 2, 0, 7, 4, 1, 0, 3, 1, 0. Niente di speciale, c'è anche una pozione per sicurezza. Però, sì, è un mazzo abbastanza buono. State molto attenti però quando utilizzate 1 e 2, soprattutto. Bene. Adesso, la mappa. Sì, sembra un diapason, però bisogna fare tutte le stanze. Perché l'uscita è qui, questa è la chiave del principio e questa è la chiave della via. Ok, adesso tornando al discorso di prima dello Zexion. Si dice dello Zexion? Credo di sì. Comunque, non so perché avrei giurato che ci fosse la battaglia contro Zexion sul Game Advance. Però poi, nel dubbio, ho controllato e a quanto pare non c'era. Non so perché ho detto che c'era allora. Vabbè, lasciamo perdere. Duel! No! Aha! Impulso! Boom! Shakalaka! Ok, cominciamo bene. Abbiamo già un buio, come si chiama? Truculento. Allora, poi vorrei parlare anche di alcune cose riguardanti Riku. Però credo che sia meglio parlarne più in là. Vabbè, con Guardia di Ferro, dai. Almeno colpisco più persone. O meglio, più Heartless. Vabbè, sì, quindi sono tecnicamente persone, no? A meno che, come ho già detto, non sono in realtà Heartless di pulci che sono state schiacciate. Un po' come le Legge e Company erano Heartless di galline. Allora, dai. Sì, parliamone adesso, già che ci sto. A quanto abbiamo visto, per tutta la durata del Let's Play, o meglio, per tutta la durata della storia di Riku,
Riku è sensibile all'oscurità, infatti ne percepisce, chiamiamolo così, l'odore. Ovviamente credo, non so se i creatori del gioco proprio dicono ehi, l'oscurità puzza, quindi lavatevi. No, probabilmente intende dire il gioco, e quindi anche Riku, che possiede una specie di sesto senso in grado di sentire oscurità e forse anche luce, non lo so, adesso vedremo. Comunque, sicuramente riesce a annusare l'oscurità dalle entità che gli sono davanti. Dico entità perché Heartless anche non è che sono... Ok, non è che non sono entità, sono... Posso? Oh mio Dio, una carta 9, chi ce l'ha? Appunto. Ah, eccola la carta 9, era all'inizio. Oh, mi ha mancato, che scemo che sei. Posso? Grazie. Già che ci stiamo un secondo, tanto per la durata della battaglia. Bau bau, eccoti qua. Così sono sicuro di non morire. Perfetto. Che carta sei? 7, perfetto. Vai. Come on. Boom. E adesso sono a vita piena, quindi non mi fai più niente. Muahaha. Allora, seriamente però, contate però una piccola cosa che non ho capito. Abbiamo visitato fino adesso i ricordi di Riku, perché anche se nella prima parte del let's play abbiamo visitato i ricordi di Sora, quelli fino adesso erano ricordi di Riku. Quindi anche nei ricordi di Riku c'è una parte di nascosta, in questo caso Crepuscopoli sempre. Siamo già saliti di livello, perfetto. Non ne ho idea, sono teorie strane che verranno ovviamente spiegate meglio nei futuri Kingdom Hearts. Quindi non posso dirvi niente. Attacco, dai. Adesso penso sarà una sfilza di attacco e punti vita, perché ho già spiegato che dopo tot punti oscurità non serve aumentarli, ok? E comunque ci sono due battaglie sole, in sintesi, prima della battaglia boss di questo coso. Perché sì, un piccolo spoiler, la battaglia boss di questo mondo è la chiave del principio, un po' come tutti gli altri mondi che abbiamo visitato, avete presente? 3! 8, perfetto. E vai! Impulso! Boom! Eppa! Comunque tutti quanti i nemici avranno vita potenziata, un po' come nella storia di Sora, se possiamo dirlo così. Mamma mia, quanto sei un rompiscatole. Dai, pozione. E... no, perché ho usato la parassigabbia? Non dovevo usare la parassigabbia. La parassigabbia fa schifo. A me io non la so usare. Vai Alexeus. Almeno faccio sparire le persone a volte. Darkness! E un fermo oscuro? Anzi no, fuocaga oscura. Vabbè, pazienza. Esplosione inversa. Magari controllarla un po' meglio sarebbe l'ideale. Ah, peccato. Oh, però ho fatto un bel po' di danno, eh. Quanta esperienza? Parecchia. Tipo 200 punti di esperienza, quanti erano? Fermo oscuro. E un altro fermo oscuro. No, posso? Ok. Non l'ho mancato, perfetto. Sai che ti dico? Lo stai. Vai, Mickey! Stun! E uccidiamolo. Fine. Che carta è? Buio. No, Stanza Roulette 1. Ah, posso usare questa. Potrei usare questa, ma non lo userò. Mamma mia, non sapete quanto dovrò tagliare, perché non voglio fare tutti gli allenamenti. Già l'ho già spiegato, sono già al livello giusto per ipoteticamente sconfiggere il boss finale, quindi preferirei evitare. Ah, mamma mia, proprio il colpo finale che potevo obliterarti, eh. Vabbè, dai, oblitera. Perfetto, grazie Alexeus. Ok, obliterato. E l'ultimo. Un, boom, oblitera. Bellissimo obliterare i nemici, eh. Un po' come i biglietti dell'autobus. Era una battuta bruttissima, non avrei dovuto dirla. Pazienza, ignoriamola. Allora, soldato aereo. Perché se non erro ti chiami così. Bene. 1, 2, 3. Perché Malefica non è subito a portata di mano? Dove sta? Dove sta Malefica? Ah, ecco la Malefica. Ovviamente ce la devono mettere nel posto più brutto del mondo, ossia dopo l'Exeus. Non ci provare nemmeno. Duel. Ok. Ok, ok. Perfetto. Impulso. Altri nemici? Perfetto, li ho anche colpiti? Sì, li ho colpiti, bene. Non avrei dovuto usarlo, pazienza. Tanto questo... Signore degli scontri? Ho fatto 100 duelli? Perfetto. Almeno mi sono allenato un po' in tutta questa marmaglia di duelli e company. Adesso, muori, stupido, soldato aereo. Un'altra volta, già che ci siamo. E stuniamoli. Vostra maestà! Come on! Ok, e vai. Adesso non ho davvero nulla da dire. Cos'altro vi potrei raccontare? Boh, che sta passando un'ambulanza sotto casa e dà fastidio perché sto registrando. Ma oltre questo, nient'altro. Spero che voi non l'abbiate sentita, perché
con le mie editing skills, come vi ho già precedentemente detto. Di solito cerco di evitare queste cose, come osi. Come on! Bang! No, sono comunque ancora molto irato per il fatto che non si può cambiare bersaglio. Mamma mia, che odio. Ah, comunque, ho visto nei commenti qualcuno che l'aveva scritto. La gente che si lamentava ancora del sistema di combattimento. Però dovete capire che questo... Ho letto proprio un commento, ve lo cito. Questo è un gioco per Game Boy Advance. Ok? Questo era un gioco creato originariamente per Game Boy Advance. Ciò vuol dire, carissimi ragazzi miei, che appena trovo una carta decente, tipo questa, vi spiegherò questa cosa. Dovete considerare che questo è un remake, per questo c'è il re davanti al Chain of Memories, per la gente che se lo sta ancora chiedendo. Se possiamo dirlo remake, sì. Sì, no, sì, è un remake, è un remake. Remade, anzi, sarebbe il termine giusto, ma... Sul Game Advance non credo che un sistema di combattimento alla Kingdom Hearts 1 o Kingdom Hearts 2 sarebbe andato così bene, considerato appunto il sistema, ok? Puoi morire? Anzi no, dammi Mickey, che adesso siamo già davanti alla battaglia boss, quindi devo stare attento. Quindi per favore, al posto di lamentarvi del sistema di gioco, giocate alla versione Game Boy Advance e poi ditemi se ci vedete bene in quella versione, come che si dice? Insomma, il sistema di combattimento di Kingdom Hearts 1, se possiamo dirlo così. Bene, adesso che ho detto 50.000 volte se possiamo dirlo così, cominciamo a sconfiggere i Heartless, se possiamo dirlo così. Allora, i soldati aerei devono morire perché devo arrivare a vita piena almeno alla fine di questa stanza. Quanto mi manca? Poco, tecnicamente. Allora, la prossima battaglia boss non è affatto difficile come quella di Zexion, ok? Anzi, è decentemente? È 100 volte più facile. Però, esplosione sacra può servire. Your Majesty, come on! Ok, allora vieni qui, mi serve un altro topolino. 5, Bau Bau e topolino. La super cura, topolino e Bau Bau. E adesso, fermo oscuro. Ovviamente sta sottoterra. Ok, 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 ok. Fine, perfetto, ho fatto una combo completa. Non ho capito come l'ho fatta, ma l'ho fatta. Ok, ancora. Ouch. Ah, ho cliccato più volte triangolo. Ok, ce l'ho fatta, dai. Dov'è? Dov'è? Ok. Tutto a zero stanno, mamma mia. Che schifo. Un secondo, ok, perfetto, così mi curo. Come on! Bong. Bonk, pugno atomico. Ok, duello. Vediamo un po' cosa possiamo fare. 7, c'è uno a 0, perfetto. Impulso oscuro, boom. Rappa. Ok, manca l'ultimo. Ah, no, davvero, non ce la faccio. Allora, vuoi morire? Guarda, io giro con un topolino che dovrebbe solo curarmi tecnicamente. Ah, ah. 2000? Quanto manca ancora? Manca davvero poco, eh. Tipo quanto ho fatto? 500, 600 in una sola battaglia? Il che è tanto, eh. Iniziativa potente che aiuta sempre tanto. Dov'è? Malefica? Maleficent. Ok, 1, 2, 3. E fine? Ah, mi sembrava, ecco. Tutti questi stupidi soldati, dammi l'esperienza, dammi l'esperienza, dammi l'esperienza. Dov'è Topolino? Dov'è Topolino? L'ho preso? Non l'ho preso? Ok, pazienza. Ok, vai. Almeno mi ricarico anche le carte. Dai, sono pronto. Sono pronto, Darkness. E non ho carte Topolino, pazienza, posso però fare così. Dov'è Bau Bau? Ok. Ah, perché non voglio andare senza vita contro il boss. Ouch. Perché il boss è, non dico difficile, ma non è facile, ecco. Il che non vuol dire che è per forza difficile, ok? Non è facile, non vuol dire difficile. Un po' come è brutto, non vuol dire... No, scusate, non è bello, vuol dire brutto, ok? Non vuol dire quello. Vuol dire semplicemente che non è bello. Può essere anche a metà tra bello e brutto. Ho fatto un esempio. Saliamo di livello, perché... Sì, che saliamo di livello. Ah no, però che pizze. È vero. Adesso che saliamo di livello, arriveremo al punto di punti vita. Il punto di punti vita. Dove praticamente l'Exeo distruggi. Perfetto. Dove c'è il pixel che mi dà fastidio. Avete presente? Quello che vi ho già detto in un altro episodio. Ecco, mi dà fastidio quel pixel. Non lo so perché. Perché c'è un micro coso. Non si vede. Sono sicuro che neanche si vede nel video. Perché non ho neanche controllato durante la storia di Sora, perché sono andato subito ad allenarmi dopo e ho sono salito, quindi stavo a posto.
Però mamma mia quanto odio quel coso. Lexius, ok. Ah, perfetto, già uno è andato via. Ok, ciao Shadow. Ah, due Shadow addirittura. Ciao. Bellissimo fare così. Lexeus è davvero utilissimo. Pensavo che fosse meno utile, però in realtà lo è. Utile intendo. Vai. Io e vai. Ciao. Ah, davvero bellissimo. Però dovresti uscire dal terreno, eh. Duel. Ok, uno, due e tre. Impulso finale, boom. Distruggi. Dammi l'esperienza che sta lì giù. Ah, è sparita all'ultimo secondo. Allora, 30 abbiamo detto che era il massimo, quindi punti vita. Adesso saranno punti vita sparati al massimo proprio. E direi che possiamo... Ecco, vedete? Quel cavolo di pixel che sta là sopra. Siamo saliti di due livelli, quindi credo di poter andare avanti senza problemi. Siamo a 15 minuti. No, confeggiamo qualche altro Heartless così non mi lamentare proprio. E farò ovviamente dei tagli quando starò per andare verso la chiave della via e verso l'uscita. Perché figuratevi, non ci penso nemmeno a farvi vedere tutta quella roba. Ho detto che mi sarei rifatto e per rifatto... Parlavo ovviamente del fatto che nello scorso episodio ho tagliato tutte quante le battaglie, bene o male. Intendevo, avrei fatto 20 minuti questo episodio di battaglie, fine. Quindi, ciao Shadow, uccidi anche questo per favore, grazie, fine. No, ovviamente no. Darkness! Mi servirebbe un topolino. Ok, Lexeus, no, Lexeus, ok. No. Ouch. Ouch. Vieni qui, Mickey. Ok, finalmente. Esplosione inversa. Ok, uccidine almeno qualcuno, eh. Ne ho uccisi due? No, neanche uno l'ha ucciso. Ah, ok, uno l'ha ucciso. E adesso un'altra. Because I can. Dai, usa le perle oscure e le perle di saggezza. Mostra con orgoglio. Era un riferimento a Mulan, nel caso non si fosse capito. Ok, abbiamo fatto... sì, 17 minuti. E 8, ma ignoriamo i secondi perché alla fine poi posso colpire il soldato aereo? Grazie. Ora devo finire questa battaglia con vita mia massima, altrimenti non riesco a fare niente. Ok, perfetto allora. Siamo a posto, possiamo andare avanti. Allora, verso il boss. È qui che serve la carta Jolly? Mi sa di no. Infatti no, qui serve la carta 0 blu, vi ricordate? Ve l'avevo detto che serviva. Bene, e si va avanti. Maybe Naminé is here. Hold it! You've changed. Your own darkness. It doesn't frighten you anymore. How can you tell? Because I'm you. No, I'm me. I'm me, he says. Must be nice being real. A fake like me could never get away with saying that. That's right. I'm a phony. A fake. The way I look, the way I feel, everything I remember. And even this newfound power. Huh? I thought by finding some new strength, I could finally be someone. Someone who's not at all you. But nothing changes. I'm still just empty. Everything about me is borrowed. As long as you're around, I'll never be more than a shadow! Ed ecco la bellissima coppia di Riku. Cominciamo bene con i duelli. Allora, ovviamente lui usa subito una carta 9, così
mi disturba ancora di più. Ce la faccio a contrattaccarlo, perfetto, sbarramento! Allora, vorrei utilizzare subito la carta Jafar perché conviene qui, bene. E adesso, appena riesco, c'ho la carta 0, perfetto. E adesso basta, cominciamo ad attaccarlo finché non finiamo le carte. Ovviamente, no. Bene. Allora, come dicevo, non è particolarmente difficile, però è un rompiscatole di prima categoria, fine. Duello, dai, duello, perfetto. Ok, ah, subito con la carta 9, ovviamente devi iniziare sempre con le prime carte che rompono a me le scatole. Ok. Ok, ho fatto bene stavolta. Sbarramento! Ed è già a pochi punti vita, devo stare molto attento, perché appena uso una carta normale, vai. No, non ci provare nemmeno. Carissimo. E adesso, fermo... Oh no, niente, fermo scuro, bene. Pensavo di dover usare fermo scuro, però... No, ce l'ho la carta, l'ho fatta apposta. Bel colpo, sbarramento scuro! Fine? No, ma così sì. Ho detto... No. Fine. So, it's over. Death doesn't frighten me. Good riddance to a phony life. My heart was never real. I'm sure even what I'm feeling now is probably all fake. What are you feeling? What happens when a fake dies? One like me. Where will my heart go? Does it disappear? It'll go somewhere. Maybe to the same place as mine. A faithful replica until the very end. That's... Okay. Abbiamo appena terminato la nostra replica o copia, insomma, il Riku replica, quel Riku. E se ci pensate un po', ha ragione. Dove vanno i cuori dei falsi? Hanno un cuore i falsi? Ma adesso io non ho nulla da dire, vi lascio pensare mentre faccio un piccolo taglio e ci rivediamo davanti alla chiave della via. Quindi mi allenerò un po', ma sì, perché no? Sì, a dopo. Piau. E ho finito, dunque ho completato tutte quante le stanze tranne l'ultima perché non mi andava. E si va avanti verso la porta della via. Qui servono 50 carte, o meglio 50 di valore totale. Ed è l'unico posto in cui consiglio il jolly casuale. Quindi, jolly casuale, e si va. Mostrami la via. Are you Naminé? Yes. I see. That was you. Huh? Forget it. Nothing. Please, come this way. Huh? Sora! What have you done to Sora? Nothing. He's just asleep. To get his memory back. So, Sora chose to forget about this castle, and get his old memories back? You have a choice to make, too.
Why me too? No one's messed with my memories. It's not your memories. It's your darkness. In your heart there is darkness. And in that darkness is Ansem. He may be at bay for now. But eventually he'll wake, and he will take over you just like he did before. But I have powers you can use. With my powers, I can put a tight lock on your heart. That way, Ansem could never come out from inside you. What happens to me if I let you do that? Will I forget? Everything? Like Sora? I'll have to. The darkness in you will be sealed tight just like your memory. You'll stop remembering the darkness. You'll go back to how you were. Riku, please choose. He doesn't even look worried. Will I sleep like that too? Yes. Figures. Sora always did as he pleased. Whatever we'd be doing together, he'd find a way to slack off. Even trying to leave the islands. I did all the work on the raft by myself. That's it. When this slacker wakes up, I'll tell him off. I told him to take care of Kairi, and here he is just taking a nap. But I can't chew him out like he deserves, if I've been asleep. I don't need my heart locked. I'm ready. I'm gonna fight Ansem. But what if his darkness overtakes you? If that happens, then the darkness will show me the way. Yes. That's true. Why do I get the feeling that you knew I would say that? I didn't know. I hoped. I wanted you to face the darkness. Because you're the one who can. So that's the reason. That's why you came to my rescue inside that light. In the form of Kairi. When'd you know? I knew when I met you. You and Kairi smell the same. Look after Sora. Quindi Namine e Kairi hanno lo stesso odore. E in una cutscene precedente abbiamo visto che Namine ha detto: io sono l'ombra di Kairi. Ma sono sicuro che non servirà a niente questa informazione. Quindi taglio e ci vediamo all'uscita. Ho finito tutto, sono inoltre arrivato a livello 48 e credo che questo sia un buon momento per fermarci. In che senso? Non credo di salire di altri livelli. Perché? Beh, lo vedrete nel prossimo episodio. Quindi andiamo avanti. Oh, gosh. I guess you decided not to go to sleep. How'd you know that? I heard it from Diz. Do you know him? Well, I'm not sure. Got a feeling that I've met him somewhere. Hey, who are you? I could be nobody, or anybody. It is up to you whether you choose to believe in me or not. Boy, you really like pushing decisions on other people. And you have pushed away slumber, making the choice to face Ansem. Do you think I'm reckless? You have chosen your own path. Are you supporting me? Or are you abandoning me? That will be your choice as well. What's this?
The organization will pursue you. Like a pack of hunting dogs, they will sneak up on you if they sense your presence. However, this cloak that is worn by nobodies will render their eyes and their noses useless. The ears, not so. They wear this to give themselves protection from being devoured by darkness. Is it clear? Even the organization cannot rule the darkness. Doesn't matter. I won't run from the darkness. The card will draw out your heart's darkness. Finish your business with Ansem. Come on. Let's go. Mi sembra proprio di aver già incontrato Diz. He said this card will draw Ansem out. Don't worry. We can defeat him together. Sorry. I've got to face him alone. But why? There's no point in doing this if I can't do it on my own. But I do need a favor. If Ansem is the victor, he is going to enslave me. If that happens, use your powers to destroy... Of course! I'll be right there to save you. Huh? No, that's not it. I want you to destroy... No way! No matter what happens, I'm gonna be right there to help you. I promise you that. Unless you don't believe I'll come through for you. I choose to believe in you. Always, Your Majesty. And I in you. You're not gonna lose. I know it. Thanks. Non permetteresti mai all'oscurità di avere il sopravvento su di te! Ne sono certo! E io vi saluto! Nel prossimo episodio... Boss finale! Ciao!